Ma anche uno più bravo, quindi è un peggio come più giovane. Anche di avvicinare. Devo guardare la mano. Liberi di manifestare. Sì, no, ma Ivo non è mai successo una cosa del genere, per quello. Non siamo mai stati venduti, sa cos'è? Non ci sono. Ci vuole sempre una prima volta. Cosa vi hanno promesso? Eccoci qua. La promessa è il cambio del centro-sinistra. Dall'interno. Perfetto. È l'unico strumento che ha scelto la sinistra con la libertà da sempre. Non so se ha presente quella che è la scelta nostra nazionale. È una questione. Io sono stato venduto per la seconda volta, mica per la prima. È un lavoratore lui, eh. Sì, esatto. La famosa in casa da tutto fuori dal comune. Ciao. Grazie. I comuni sono per l'anno. Loro sono per l'anno. No. Un attimo, va. Cos'è successo? È successo che, diciamo, attualmente questo contro no. I lavoratori e i compagni di SEL? No, non c'entra niente. Il punto è la linea politica di Sinistra Ecologia e Libertà, che è quella di cambiare il centro-sinistra, questo è. Questo è l'elemento cardine, l'efficacia nell'azione di governo. Scusi, lei è di Sinistra Ecologia e Libertà? No, di quale città? Dov'è che lavora? Io a Bologna. Quindi Bologna sta interferendo sulle decisioni di Imola. Io sono coordinatore della provincia di Bologna. Sì, sta interferendo per... No, 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 capito. Però di noi imolesi non vi interessa il parere. Ma invece sì, 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 ma ci sono anche... Noi costruiremo la lista qui e quindi chiederemo il voto qui a Imola. Lei si ritiene democratico? Sì. Come nella Corea del Nord o come intendiamo noi in Italia? È una domanda, sono democratici anche loro, dicono. No, guardi, l'Assemblea federale è un organo eletto che decide in base a un giudizio politico sulla linea e sulle scelte. Quindi in maniera, non esiste l'autodeterminazione dei territori? Quando si intende che ciascuno fa quello che vuole, anche contro quella che è la natura di sé, no. Lei si sta coalizzando con Comunione e Liberazione, no, gliel'hanno detto? No, sì, 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 sto sostenendo io. Un progetto di centrosinistra. Grazie. Grazie, grazie a lei. Lei si alleerebbe, scusi se la interrompo, con CL, con Comunione e Liberazione? No, io non mi alleerei con Comunione e Liberazione. Ma voi siete alleati adesso a Imola con Comunione e Liberazione? Gliel'ha detto Manca? Non c'è una lista che si chiama Comunione e Liberazione. C'è una lista civica. So che c'è chi dice che c'è una lista in cui all'interno scusi, non vorrei essere maleducato, però sono di Imola, conosco bene... Ci sono dei membri di CL che hanno creato una lista civica e che saranno alleati in maniera trasparente con Marca. E quindi la nuova SEL sarà alleata con gli amici di Formigoni. Questo è un dato di fatto. Ci spostiamo all'ombra. Prego. Io di questo ho sentito dire, poi lei mi dirà perché è di Imola che è sbagliato. Questa lista civica di cui si parla, che ad oggi non è parte del centro-sinistra, ad oggi si sono già presentati, però ad oggi non è parte del centro-sinistra, ad oggi esiste ma non è parte del centro-sinistra e non parteciperà, almeno questo è stato quello che è stato garantito, ai tavoli in cui si definirà e si completerà il programma del centro-sinistra. Poi, a quanto si sente, ma non ho motivo di smentirlo, con questa lista, che non credo sia la lista di Comunione e Liberazione quanto una lista centrista, al cui interno ci stanno gli ambienti legati al centro, cercherà un'alleanza anche su questa lista a partire da un programma scritto da Giorgio. Allora, se tu mi chiedi, andiamoci pure del tuo, non c'è problema. A Imola c'è una situazione semplice, io ti dico, no, a Imola non c'è una situazione semplice. C'è una situazione molto difficile sul piano politico e anche sul piano della città.
con cui noi proviamo a fare i conti. Noi come Sinistra Ecologia e Libertà, un partito generalmente inteso, siamo un partito che non ha mai fatto mistero, diciamo, di considerare il centro-sinistra la propria casa, detto come termini, così come la dice Nichi Vendola, diciamo, pubblicamente, diffusamente, come è stato detto anche durante la campagna. Io credo che prima di abbandonare quella che si considera la propria casa, ci debbano essere argomenti, diciamo così, programmatici molto seri, che io francamente ho ignorato un mese, stando a quelle che sono state le disponibilità di apertura sul programma. Oppure ci devono essere, diciamo, personaggi che incarnano quei programmi che siano totalmente squalificati sul piano politico, ma sul piano soprattutto, diciamo, penale, giudiziario, lo dico perché succede anche questo in giro per l'Italia, in luoghi in cui Sinistra Ecologia e Libertà non ha fatto alleanze di centro-sinistra. Scusi, se lei parla molto bene, come un politico professionista, quale sicuramente... No, comunque complimenti, non la prendo in giro, parla molto bene. Faccio una domanda precisa. In campagna elettorale proporrete il referendum sui finanziamenti alla scuola pubblica, come avete fatto a Bologna o a Imola? Guardi, non ho alcun problema a proporre, cioè le dico, sulla questione dei finanziamenti alla scuola privata. Noi in Emilia Romagna abbiamo questa situazione qui. A Ravenna, fatta da SEL, caso direttamente con i dati civici, in piena poco prima dell'ultima campagna elettorale amministrativa, subito dopo, e sono ravennate ma non me lo ricordo. Noi facemmo una raccolta di firme e una petizione, su cui raccogliamo alcune migliaia di firme, se non è grande come Bologna, in cui chiedevamo che si finisse con i finanziamenti pubblici alle scuole private o in subordine, che quantomeno Ravenna è una situazione ancora peggiore di Bologna da questo punto di vista, si sottoponessero, diciamo, ad una griglia di verifiche, venissero considerate all'interno di un metodo di distribuzione diverso da quello a Pioggia, cioè una serie di cose che adesso non vengono fatte. Quindi lei è contro la politica manca dei finanziamenti alle scuole private? Io sono contro la politica dei finanziamenti alle scuole private, a Imola, a Roma, a Bologna. Quindi è corretto dire che lei non è d'accordo con manca sul finanziamento alle scuole private? Non è un problema dire che non sono d'accordo, perché non sono d'accordo con manca, non sono d'accordo con Matteucci, non sono d'accordo con Gnassi, non sono, tanto per stare in Emilia Romagna. Ecco, le spiego, cioè lei viene a Imola... Esattamente come a Bologna, se da parte di un solo singolo cittadino ci fosse l'iniziativa di avviare una raccolta di firme per dire, premetto questo, non conosco lo statuto del Consiglio del Comune di Imola, quindi non so se siano previsti referendum sul modello di quello bolognese. Tante cose, scusi, lei viene a decidere sulla testa di noi imolesi, senza offesa, però non mi ha già ripetuto, non conosce, non sa, non crede. Cosa le ho detto? No. Sì, sì. Le dico che non conosco lo statuto del Comune. Però lei sta mettendo la firma a nome di noi imolesi, che siamo stati esautorati su queste decisioni, non a noi, agli amici. Come vede qui c'è una contestazione democratica fatta a voi. Le ripeto, esautorati, c'è stata una dialettica nel luogo corretto in cui si è scelto di fare una scelta che i compagni di Imola, diciamo, quelli che hanno più lavorato in questi anni, non hanno condiviso. Quando è che ha interpellato gli iscritti di Imola? Appellato gli iscritti, sì, inteso fino all'ultimo iscritto, o inteso con quelli che si presentano? No, presumo lei avrà organizzato una riunione. Venni a Imola l'ultima volta a settembre, forse novembre, a parlare di questo, proponendo al circolo di Imola, lo dico perché è storia, pubblica, proponendo al circolo di Imola un percorso che prevedeva di avviare un confronto pubblico e partecipato con Manca, il tema dell'alleanza che è stato fatto pubblico e partecipato, sì. Cioè, io quello che avevo proposto ai compagni molesi era, assieme anche al provinciale, al regionale, no, conta relativamente questa questione, organizziamo un confronto con Manca, quando dico pubblico e partecipato intendo con delle regole, precise, a tutela del percorso e non per quindi io mi ispiravo a un'esperienza che abbiamo fatto a Ravenna sull'urbanistica, in cui ho fatto tutto un lavoro per cui si è definito... Sì, ma scusi, la votazione degli iscritti, aspetta, che vuole andare a cercare, per voi non è regola. Io ai compagni di Imola allora dissi, facciamo questo percorso, facciamo un impegno pubblico, non nelle stanze per cui si vada ma anche si tratta un punto o un altro del programma. La proposta che l'ha fatta Manca è quella di fare
un'offensiva sul programma, cioè definire assieme agli elettori molesi di sinistra, chi vorrà partecipare a questo percorso, quali sono i punti di programma che dovranno essere quelli del centro. Mi ha fatto finire la batteria. E poi... No, guardi, veramente. No, non è che... Bella racconta senza batteria.